La polvere della strada entrava in gola e rendeva difficile reprimere la tosse, e Yuri mentalmente ne malediceva ogni attacco, perché anche il minimo rumore poteva segnalare la loro presenza al nemico. Yuri strinse più energicamente l'arma che teneva in mano e si disse che se in quel momento avessero subito un attacco, avrebbe dovuto sparare senza esitare per non cadere come un facile bersaglio. Sul sentiero, in mezzo agli alti alberi, il gruppo di uomini si muoveva senza esitazione, grazie alla guida che conosceva molto bene quei luoghi. Dovevano aggirare la zona di massima sicurezza, dove c'era la base operativa del centro informativo di Oganon, ed entrarvi per sabotare le trasmissioni informative e comunicare con la gente, e soprattutto per avere un contatto con Vadroe in tempo reale. Yurin sentiva pizzicare il punto del braccio dove si stava rimarginando la ferita dopo l'incisione per estrarre il sensore di controllo e pensò ad Acclisea. Forse lei aveva ancora il sensore, ma considerato il luogo dove aveva trovato protezione, probabilmente non avrebbe rappresentato un problema. Ora che aveva pensato alla sua alleata, era difficile non continuare a farlo, ma la sua vita e quella degli altri era fortemente in pericolo e Yurin riprese ad essere presente con tutti i suoi sensi. Gorad e altri tre erano pronti ad entrare dalla porta sul retro, di cui conoscevano la combinazione per l'apertura, grazie alla confidenza fatta da un infiltrato. I tre aspettarono per vedere se tutto il gruppo aveva preso le posizioni predisposte. Ad un cenno uno di loro fece scattare la serratura. Poi, frettolosamente, quattro uomini entrarono coperti dagli altri. In mezzo ai quattro che si muovevano con sicurezza come se avessero sempre frequentato quegli spazi, c'era Yurin, che veniva protetto e fatto avanzare verso il luogo stabilito. Frattanto, all'esterno, altri ribelli prendevano a poco tutti gli spazi strategici e nel giro di pochi minuti l'edificio fu circondato. I sistemi di sicurezza stavano già segnalando l'intrusione quando il gruppo degli otto fece irruzione nella sala di trasmissione satellitare, proprio nel momento in cui gli annunciatori comunicavano le notizie dell'informazione serale. In pochi secondi tutto il banco di trasmissione fu sotto controllo del Commandos e gli addetti vennero immobilizzati dai raggi paralizzanti. Gorad si occupò dei tecnici che inquadravano lo spazio dove erano date le informazioni e intimò di eseguire i suoi ordini. Yurin fu piazzato proprio di fronte alle telecamere e mentre iniziavano a suonare le sirene d'allarme, incominciò a parlare con tutto il fiato che aveva, ma cercando di mantenere la voce ferma. Sono Yurin Drosral e questa non è un'interruzione pubblicitaria. Quasi a rilevare le sue parole, una raffica di colpi esplose. I sorveglianti si erano precipitati sul luogo dell'azione e uno di loro fu colpito tra le urla delle persone presenti che cercavano scampo. Yurin rimase presente a se stesso e continuò. Io provengo da Vadroe. Sono quello che fu preso dallo Yore nell'azione sovversiva del teatro. Prima di allora conoscevo lo Iore perché su Vadroe arrivavano solo le notizie che il governo stabiliva. Non ho mai saputo, anzi, non ho mai voluto conoscere a fondo che cosa cercasse la gente che credeva nello Iore, perché su Vadroe è fondamentale per sopravvivere dimenticare che cosa vuol dire libertà. Io non sono stato preso come ostaggio, non sono trattenuto contro la mia volontà. Io sono qui con queste persone che stanno rischiando la loro vita per dire a tutti voi che dovete svegliarvi. Dovete uscire dal vostro sonno che ha permesso atti criminali, persecuzioni, uccisioni e peggio ancora. Lo Iore non vuole la morte, non vuole la distruzione. Questi sono sistemi seguiti da coloro che vogliono soffocare la libertà di scelta dell'individuo e il naturale diritto di trasmettere la vita che vuole essere vita. Non dovete credere che sia solo la morte a far finire tutto. Anche la vigliaccheria permette che nulla più possa esistere. Molte persone sono state fatte scomparire solo perché credevano in ciò che altri prima di loro, in un'era che stava andando incontro all'autodistruzione, avevano osato fermare. Oganon racchiude un segreto che pochi ancora conoscono. È giunto il momento che tutti sappiano, che tutti abbiano tra le loro mani il proprio destino.
Voi che mi state ascoltando, in qualunque parte voi siate e qualunque credo abbiate, statene certi, nessuno mai potrà fermare ciò che è dovuto all'uomo in quanto tale. E se è vero che per questo qualcuno ancora dovrà morire, altri nasceranno con la forza dell'amore che nulla pretende, ma che sconvolge chi vi si oppone. Yurin era eretto su se stesso e la sua alta statura sovrastava quella scena che si svolgeva attorno a lui. Ma improvvisamente si accasciò e altri spari e gas riempirono l'inquadratura. Gorad si precipitò su di lui che, non avendo perso i sensi, disse: «Vattene, salvati!» Gorad lo prese sulle spalle e senza parlare si fece strada sparando a raffica coperto dagli altri uomini del gruppo. Intanto altri spari si sentivano all'esterno e voci minacciose davano secchi comandi. Il gruppo sfondò una parete a vetri che dava sul giardino, dove altri dei loro li stavano aspettando. Yuri fu preso da due giovani amici e portato lontano da quel posto dove ormai i gruppi speciali avevano fatto irruzione. Non riuscì a vedere se Gorad si fosse messo in salvo, ma chiuse gli occhi e sprofondò nel buio. «Sono sicura che questa tunica ti starà benissimo!» Rayomi confrontava alcune tuniche e poi ne porse una rosa ad Aclisea, che la seduta e sorrideva l'amica. Aclisea ricordava quando mesi prima aveva cercato una tunica per assomigliare alle donne di Yoganon per fare una sorpresa a Yurin. Sobbalzò perché la creatura che portava in grembo si mosse e lei, ogni volta che ciò accadeva, sentiva il bisogno di comunicarlo a chi aveva attorno. «Si è mosso! Si è mosso!» esclamò con aria puerile. Rayomi smise di piegare le stoffe e, reclinando la testa da un lato, replicò: «Oppure si è mossa! Devi pensare che potrebbe essere una femmina. Anche se non hai voluto sapere il suo sesso, è bene pensare ai nomi, al maschile e al femminile.» Aclisea si alzò con un po' di fatica. Era ingrossata per i suoi 6 mesi di gestazione, ma la sua alta figura non ne risentiva, al contrario, i chili in più le davano un aspetto più dolce e femminile. Si avvicinò alla grande finestra e guardò verso il mare. Da lì si poteva intravedere il luogo sulla spiaggia dove aveva incontrato Yurin. Ed era come rivedere ogni volta un film meraviglioso, ma che lasciava un fondo di tristezza. Aclisea non rispose all'amica sulla questione dei nomi, ma disse: «So che in questa casa io posso stare tranquilla e che quando sarà il momento avrò chi mi aiuterà, ma a volte», si voltò, i suoi occhi erano pieni di ansia, «faccio sogni in cui devo scappare, sono rincorsa e non so dove rifugiarmi e poi mi sveglio terrorizzata.» Rayomi si era avvicinata e, prendendo le mani tra le sue, le disse: «Aclisea, io non ne so molto di maternità, ma quanto dice Macrata è del tutto normale che una donna incinta abbia timori e ansie. Non devi preoccuparti, tutto andrà bene. E quando...» Rayomi si bloccò, consapevole che stava per parlare di Yurin e non voleva intristire l'amica. Aclisea continuò per lei: «Yurin verrà, ci troverà in due ad accoglierlo.» Rayomi la guardò e, senza trovare altre parole, la strinse forte a sé. Aprendo la porta di colpo e urlando a squarciagola una canzone, entrò correndo Newcam. Le due donne sorrisero divertite per le stonature del piccolo e Newcam le guardò sorpreso. Quando capì che la causa di tanto divertimento era stata la sua esibizione, riprese a cantare esagerando gli acuti e per lo sforzo diventò tutto rosso. Rayomi ringraziò in cuor suo quella provvidenziale distrazione e riprese a fare ordine tra le varie tuniche sparse a terra, mentre Aclisea fece sedere sulle ginocchia Newcam. Il bambino si guardò attorno e poi fissò il suo sguardo in quello di Aclisea e disse: «Tu sarai una mamma. Le mamme non sono tristi.» Poi scivolò a terra e, aprendo le braccia, circondò il ventre di Aclisea e vi appoggiò l'orecchio. «Sta cantando!» Aclisea domandò: «Davvero? E cosa canta?» Il bimbo, che non aveva staccato l'orecchio, rispose: «È la canzone del mare, quella che sa anche Clary.» Si staccò e continuò guardando fissa Aclisea, fisso Aclisea. «Canta,
Ma bisogna ascoltare. E poi cantiamo insieme. Aclisia accarezzò la testolina piena di riccioli e sorrise. In quel momento sentì veramente di essere in comunicazione con la sua creatura. Oh, scusatemi! Glari entrò affannata. Sto cercando un monello che mi è scappato poco fa. Guardò con severità Newcom, il quale incominciò a correre tutto intorno alla sedia di Aclisia, fino a quando Rayomi non riuscì a bloccarlo, prendendolo in braccio. Il bimbo si divincolava e lanciava urletti divertiti. Io voglio bagnare la rosa bianca. Incominciò a dire e ripeté più volte, sempre aumentando il tono di voce. Voglio bagnare la rosa, m'hai promesso. Rayomi lo fece scendere e proclamò: È vero, come grande giardiniere hai diritto a questo compito, ma oggi c'è una sorpresa. È giunto il momento di svagliare la rosa e metterla in giardino. Newcom, felice per la notizia che aspettava da tanto tempo, riprese a correre e questa volta fu Glari che lo bloccò. Mio bel signorino, prima vieni a finire il tuo lavoro con i compagni e poi sarai libero di fare il giardiniere. Disse con fermezza Glari. Il bimbo sapeva che opporsi non avrebbe fatto cambiare idea alla sua maestra e si arrese, ma disse rivolto a Rayomi: Apetami e fallo, arrivo subito. Rayomi rispose con un cenno del capo e poi guardò Clisea, che assorta con le mani sul grembo pareva ascoltare una canzone che arrivava da lontano. Davanti ad uno schermo luminoso per il controllo degli spostamenti dei gruppi speciali, Kalega stava guardando attentamente un punto e i suoi collaboratori aspettavano in silenzio che il loro capo impartisse gli ordini. Ma il tempo passava e nessun cenno arrivava dall'uomo, che sembrava aver dimenticato di essere osservato. Poi lentamente si girò e con un'espressione che non faceva trasparire nulla dei suoi pensieri domandò: Se voi foste nei panni di quei dannati? Dopo la brillante azione alla base informativa. E qui Kalega socchiuse gli occhi, ancora non poteva dimenticare il richiamo ufficiale da parte del governo per il fallimento del suo intervento. Quale sarebbe la vostra prossima mossa? L'uomo era in piedi, appoggiato con i pugni sulla scrivania e tutta la sua imponenza sovrastava gli uditori. I tre uomini si guardarono e pensarono tutti e tre la stessa cosa. Kalega non aveva fatto una domanda. Azzardare una risposta era inutile e anche rischioso se non avessero detto ciò che il capo stava pensando. Decisero simultaneamente di guardare verso un punto luminoso che compariva sullo schermo in corrispondenza della costa. Kalega vide i loro sguardi e atteggiò le labbra in quel ghigno che terrorizzava le sue vittime. Tornò a voltarsi verso lo schermo e fissando il punto disse: Già, è una grossa probabilità e non dobbiamo sottovalutarla. I tre uomini non aspettarono altro, sapevano ciò che dovevano fare. Il cuoco che preparava i pasti per i maestri stava valutando il pesce, appena portato sui lunghi tavoli della cucina. Come sempre aveva discusso con il ragazzo che gli forniva il pesce perché regolarmente non gli portava ciò che chiedeva e adesso, sbuffando e imprecando l'indirizzo del giovane, soppesava un pesce alla volta. Ad un tratto, Rion si sentì cogliere dal panico, ma subito si riprese e velocemente ripose il pesce nelle celle frigorifere. A pranzo quel giorno c'erano ospiti, per meglio dire osservatori, i soliti controlli, neanche troppo mascherati da visitatori interessati, e la casa era costretta a ricevere dopo la convenzione con il governo. Il cuoco sapeva che questa volta era qualcosa di più del solito controllo e incominciò a pensare a come fare per avvisare chi doveva, per ubbidire agli ordini appena ricevuti. La piccola processione era composta da Rayomi in testa, che teneva il vaso con la rosa bianca, seguita da Newcom e chiudeva Glari. Il sole splendeva regalando quel tepore che faceva venir voglia di spogliarsi per sentire i raggi direttamente sulla pelle. Rayomi pensò che più tardi sarebbe andata alla spiaggia e avrebbe fatto una bella nuotata. Newcom non smetteva di parlare e la sua vocina acuta faceva gara con i richiami striduli dei gabbiani che volavano radente il suolo come per curiosare ciò che stava per fare il trio. Io voglio rompere il vaso, io! Glari rispose al piccolo. È una cosa che non puoi fare. Potresti tagliarti con i cocci. Newcom non si voltò, ma continuò ad insistere. Io non cocio! Voglio rompere il vaso!
Rayomi si guardò attorno e dopo pochi istanti individuò il posto dove trapiantare la rosa e disse: "Ci siamo, qui va bene. Adesso, Nuka, potrai dare un colpo al vaso e poi prendere la rosa con le sue radici e la metteremo qui." Inginocchiandosi, segnò con le mani il punto dove incominciare a scavare. Glary aveva tutta l'attrezzatura, senza perdere tempo, iniziò a preparare la buca. "Pronto, Newcam?" Rayomi si divertiva a vedere l'espressione seria ed eccitata del bimbo e avrebbe atteso ancora per prolungare quel delizioso momento. Il bimbo era al massimo della sopportazione e, afferrata con forza una paletta di metallo, cercò di colpire il vaso che Rayomi teneva in mano, ma perse l'equilibrio e, cadendo, si aggrappò al braccio della danzatrice, che traballando si appoggiò a Glari, che non era pronta a sostenerla, e così il vaso cadde a terra, frantumandosi tra le risa di Newcam. Tutta la scena era stata certamente comica, tanto più che si voleva dare alla cerimonia un'importanza solenne. Le due ragazze scoppiarono a ridere, lasciandosi cadere a terra senza forze. Continuavano a ridere e non si accorsero che Newcam affondava le manine nella terra con le radici della rosa. Solo quando il bimbo parlò si ricomposero, asciugandosi le lacrime per il gran ridere fatto. "C'è un giocattolo! C'è un giocattolo! La rosa alla sorpresa!" esclamò Newcom, che teneva in mano qualcosa che era difficile da individuare così ricoperto di terra. Glary si avvicinò. "Fammi vedere, Newcom, cos'è?" La donna prese la zolla dalle mani del bimbo e la ripulì delicatamente, mentre Rayomi sentiva una strana inquietudine prendere il posto della sana allegria di poco prima. Newcom adesso strillava: "È mio! È mio! Ho trovato io! È il regalo della rosa! Dammelo!" Non c'era dubbio, quell'oggetto ripulito dalla terra era un dischetto, e ora Glari lo fissava incredula, come non ne avesse mai visto uno prima. Solo Rayomi capì che Newcom aveva ragione: quello era davvero il regalo della rosa, ed era così prezioso che la donna fu felice che a trovarlo fossero state le poche persone di cui si fidava. Non era stato facile convincere Newcom che quella sorpresa doveva essere messa in un posto che nessuno poteva trovare e soprattutto che lui avrebbe dovuto mantenere il segreto. Ma alla fine, sotto la promessa che presto lui avrebbe potuto giocarci, il dischetto fu riposto provvisoriamente in mezzo ad altri dischi di vario genere che Rayomi possedeva. Le due donne erano nella camera della danzatrice. "Senti, Rayomi, so che quella rosa è molto importante per te e non voglio saperne di più. Voglio solo assicurarti che puoi contare su di me. Voglio dire, sul mio silenzio, e se avrai bisogno cercherò di aiutarti." Rayomi guardò la giovane dai capelli fiammeggianti e disse: "Grazie, Glari. Ho bisogno di sapere cosa c'è sul dischetto e il tuo aiuto mi sarà prezioso. La persona che ha pensato di nasconderlo in fondo al vaso ha pagato con la vita, ma io so che la sua morte non è stata inutile. Però, se tu non ti senti di affrontare i rischi di questa operazione, io ti capirò." Glari mise la sua mano sulla spalla della donna e, guardandola, rispose: "Una vita sacrificata potrebbe voler dire che altre si salveranno. Farò ciò che sento di dover fare." La maestra del coordinamento era in riunione con gli altri maestri. Non tentava neppure di apparire tranquilla. Lei, sempre così serena e fiduciosa, stava perdendo il controllo della situazione e la cosa creava un'atmosfera molto tesa. Il maestro di musica sospirò e disse, come conclusione ai suoi pensieri: "In fondo sarà la solita visita di cortesia", e sottolineò con sarcasmo la parola. La maestra del coordinamento appoggiò i gomiti sul lungo tavolo e iniziò a stropicciare nervosamente le mani. "Non sono d'accordo con te, maestro. Questa volta i gravi avvenimenti successi non lasciano ben sperare sul futuro di questa casa." Gli altri 10 maestri si guardarono rapidamente e tutti avvertirono quel senso di grave presagio. Poi uno di loro disse:
Non abbiamo mai dovuto temere, anche se ci sono stati altri momenti difficili, ma probabilmente oggi siamo di più nell'occhio del ciclone, visto che la casa ha dato ospitalità a persone che possono avere seriamente compromesso la nostra sicurezza. Glari guardò il maestro di informatica. Non aveva molta simpatia per quell'uomo, ma doveva riconoscere che dal suo punto di vista, e forse anche da quello di altri colleghi, la considerazione poteva avere un fondamento. La maestra del coordinamento aveva ripreso la sua abituale compostezza e rispose: «Sono sicura che questa considerazione è frutto del momento particolarmente teso che noi tutti stiamo vivendo. E del resto, se così non fosse, uno dei miei compiti è proprio quello di ricordare a noi tutti la finalità di Casa de Morais. Essa è stata voluta fin dai primi atti sovversivi di un'era lontana, ma che non dovremmo mai dimenticare. Proprio per dare rifugio e assistenza ai perseguitati che credevano in ciò che ancora noi oggi inseguiamo, rispettare la libera scelta di amare e procreare secondo natura». Il maestro replicò: «Oh, nessuno vuole disconoscere tutto ciò, ma è innegabile che la sopravvivenza della casa è stata determinata anche da un compromesso avvenuto con il governo e che ora noi stiamo infrangendo, dando ospitalità ad una donna di Vadro che è alleata con un uomo che è passato dalla parte dei sovversivi». Ora l'assemblea stava reagendo e ognuno commentava con il vicino la questione. Un'anziana maestra con un viso dolce e sereno prese la parola. «E vorrei domandare a tutti voi», e guardò i colleghi ad uno, «soprattutto a quelli meno giovani come me, se nella loro gioventù non hanno mai fatto parte, in prima persona, o almeno se non sono mai stati simpatizzanti dello Iore. A questi io domando se sono realmente convinti che potevano essere state sufficienti le sconfitte e le perdite subite per cancellare il desiderio vitale di essere liberi». La donna continuò nel silenzio dell'assemblea. La risposta è no. Non poteva essere sufficiente. E lo sapete anche voi. Ci siamo sempre illusi che, nonostante la brutalità della scelta, la morte, la distruzione, le vittime avrebbero potuto portare alla vittoria. E adesso che altri credono nelle stesse cose, siamo perplessi e vorremmo dissociarci. Ma se proprio da questa casa, che da sempre ha cercato di trasmettere certi valori, tutelando quella parte autentica dell'essere umano, se proprio da qui non si sostiene chi lotta per la vita, allora dovremmo seriamente domandarci che cosa abbiamo fatto in tutti questi anni. Chi siamo veramente e in che cosa ci riconosciamo? Sembrava che l'intervento della donna avesse sedato gli animi e che non ci fosse nulla da aggiungere. Ma Glari avvertì una sottile negatività aleggiare e che fino a quando non fosse stata definita e annullata, non sarebbe ritornata l'armonia così indispensabile per continuare il cammino intrapreso insieme. Macrata era seduta accanto al letto di Aclisea e sorrideva aspettando che la medicina facesse il suo effetto. Nascondeva la sua preoccupazione raccontando alla giovane episodi divertenti della sua lunga attività di medico. Rayomi entrò e capì che quell'eccessiva allegria mascherava qualcosa che non andava bene. «Rayomi, stavo dicendo ad Aclisea che le sue lunghe passeggiate devono essere sospese per un po', o la creatura nascerà correndo». Alla battuta rise solo Aclisea, mentre le altre due donne, con uno sguardo, si trasmisero la preoccupazione per l'andamento della gravidanza. Rayomi stette al gioco e rispose: «E potrebbe sempre mettersi a ballare, così nascerà sulle punte». Adesso Aclisea rideva di gusto e Macrata e Rayomi la lasciarono sola per un attimo. Nel corridoio Macrata disse: «C'è qualche problema. Aclisea ha delle contrazioni, potrebbe partorire prima del previsto. È assolutamente importante che rimanga a riposo, ferma nel suo letto». Rayomi promise che sarebbe stata attenta l'amica, poi salutò Macrata perché aveva visto Glari dall'altra parte del giardino e doveva parlarle. Le due donne si incontrarono vicino ad una delle tante fontane. Fu Glari che parlò per prima. «Arrivo dalla riunione generale con i maestri. C'è molta agitazione per la visita di controllo. Si teme che questa volta sia qualcosa di più di un semplice
Controllo. Ryomi capì immediatamente che la cosa riguardava la presenza sua e di Aclisea in quella casa. Glari continuò. Per ora la maggioranza ha deciso di tutelare tutti gli ospiti. Per delicatezza, Glari non aveva fatto il loro nome. Beh, però se le cose dovessero mettersi male, io non... E non riuscì a terminare, ma Ryomi le prese la mano e disse: Adesso è importante che al più presto io possa vedere il dischetto. La giovane maestra si guardò attorno, sapeva già cosa fare e disse: Nell'aula di informatica potremo accedere ai computer, ma è meglio stare attente perché sento che il maestro potrebbe crearci dei guai. Vediamoci questa notte, è più prudente. Ryomi fu d'accordo e insieme andarono verso la mensa, con l'aria spensierata, i due giovani donne affamate. La musica diffusa per tutta la sala dava l'illusione di essere in un bosco. Il rumore del vento, il cinguettare degli uccelli erano la compagnia ideale per chi faceva del pasto un momento di tranquillità e distensione. Nonostante l'atmosfera, però, molti commensali non erano sereni e lo si percepiva dai rapidi sguardi che si scambiavano. Ryomi aveva la sensazione di essere osservata, controllata e pensò di consumare il suo pasto velocemente, di ritrovare un po' di distensione subito dopo passeggiando nella pineta. I cibi esposti erano invitanti, ma lei non aveva nessuna preferenza. Passò distrattamente in rassegna le verdure e poi decise di mangiare solo frutta. Oggi c'è il pesce che è una vera favola, disse il cuoco dall'altra parte del bancone. Dovresti assaggiarlo, il Ryomi. No, grazie, Rion. Non ho appetito. Dovresti proprio, Ryomi. Il pesce fa bene, allunga la vita. La donna captò qualcosa di strano nello sguardo del cuoco, qualcosa che la fermò e disse: Va bene, ascolterò il tuo consiglio. Rion parve rilassarsi e propose: Non ho molto tempo da fare in questo momento e posso prepararti io il pesce che sceglierai. Aclisea si era addormentata e sognava di Yurin. Ma non capiva dove si trovavano, forse Vadroe oppure un posto che lei non riconosceva. Yurin non parlava. Le si avvicinava e quando stava per toccarla, qualcosa come un forte vento la trasportava lontano e Aclisea vedeva rimpicciolirsi ogni cosa. Fu così per un po' di volte, poi una fortissima luce sembrò dividere in mille particelle tutto ciò che lei aveva intorno, mentre una voce in lontananza diceva qualcosa che Aclisea non riusciva a capire. La voce adesso urlava e la donna si svegliò di colpo, piena di affanno e tutta sudata. Accanto a lei c'era Ryomi. Aclisea capì che era troppo importante afferrare bene ciò che le stava dicendo l'amica e si mise seduta sul letto. Aclisea, ascoltami. Probabilmente dovremo partire all'improvviso, senza salutare nessuno, portando via l'indispensabile. Devi tenerti pronta e quando te lo dirò, ce ne andremo dalla casa. Aclisea avrebbe voluto domandare molte cose, ma vedeva la fretta di Ryomi e si limitò a chiedere: Macrata dice che ho bisogno di riposo, se no. E qui non continuò, ma si portò la mano sul ventre. Ryomi appoggiò la sua mano su quella dell'amica e insieme udirono il bimbo che si muoveva scalciando. Ah, non devi preoccuparti, tutto andrà bene. Avremo chi ti aiuterà. Ma ora devo andare. Tornerò appena possibile. Intanto organizzati per il nostro trasferimento. Diede un bacio sulla fronte di Aclisea e uscì richiudendo la porta. Aclisea rimase nel buio a fissare verso la porta. Sapeva che questo momento sarebbe arrivato, ma ora, viste le sue condizioni, aveva timore che il peggio potesse succedere, non per lei, ma per quella creatura che sembrava aver tanta voglia di nascere. Si distese e a mezza voce mormorò: Tesoro mio, devi avere pazienza, ancora non è il momento di vedere la luce, ma ti prometto che nessuno ti potrà fare del male. Glari e Ryomi stavano percorrendo il porticato dei fiori e svoltarono in quello dei mughetti.
Al fondo si trovava l'aula di informatica. A casa di Moraes non c'era bisogno di chiudere porte e mettere in custodia nessun bene. La gente della casa aveva libero accesso a tutto ciò che era della comunità. Le donne entrarono nella sala e si avviarono verso uno dei tanti computer. Di giorno quel luogo era molto frequentato, persino i bambini più piccoli potevano accedervi. Rayomi pensò a Newcom e alla sua curiosità per ogni cosa. Chissà com'era felice quando giocava con queste apparecchiature. Il tenero pensiero che Newcom potesse distogliere per un attimo Rayomi dalla grande tensione e aspettativa. La rincuorò. Che strano come la mente nei momenti più difficili riesca a trovare semplici pensieri, quasi come per annullare tutto ciò che non siamo disposti a sopportare. Glari accese il monitor che con la sua luminosità proiettava una luce irreale nel buio dell'aula e Rayomi sperò che nessuno da fuori la notasse. Dammi il dischetto. Il secco comando di Glari la ricondusse alla realtà e dopo un tempo che le parve infinito, iniziò la proiezione di qualcosa che nessuno delle due donne avrebbe mai potuto dimenticare. Nei 2 mesi che seguirono l'attacco alla base di informazione, Yurin rimase quasi del tutto incosciente. Solo qualche volta aveva avuto momenti di parziale lucidità e aveva potuto percepire gli amici che lo stimolavano a riprendersi dal suo lungo sonno. La ferita riportata in testa si stava cicatrizzando, ma lui soffriva di non poter fare a meno di pensare alle conseguenze che il suo discorso aveva provocato a tutti. Aveva capito negli attimi in cui era vigile che si erano spostati più volte e che i rifugi erano pronti ad accoglierli perché molte persone erano simpatizzanti del movimento. Ora stava guardando la piccola stanza che lo ospitava. Era solo e non sentiva nessun rumore. Il pensiero andò alla sua donna e sperò che fosse al sicuro. La Clisea era una donna speciale e niente avrebbe potuto ostacolare il desiderio di entrambi di ritrovarsi. In quel momento entrò la persona che aspettava di vedere. Oh, finalmente sei sveglio! Ti sei stancato di dormire? Benvenuto alla base, amico! Gorath si sedette sul letto, già troppo stretto per l'infermo, che con l'ulteriore peso incominciò ad ondeggiare, rischiando di farlo balzare fuori. Quanto tempo è passato? Domandò Yurin. Gorath rispose: Lo vuoi sapere come tempo per Vadro e o come Suoganon? Yurin sorrise amaramente. Non credo che importi molto. Vorrei sapere cosa è successo mentre io ero assente. Gorath si alzò e andò verso la finestra da dove si vedeva solo boscaglia e disse: Ci sono stati altri scontri e qualche volta abbiamo avuto il sopravvento, ma non è stato ancora raggiunto l'obiettivo finale. Yuri tentò di sollevarsi, ma una fitta alla schiena lo fece ripiombare disteso. Pensavo, disse, che l'obiettivo era quello di divulgare a milioni di persone che lo Yore esiste. E che è venuto allo scoperto perché è tempo di prendere coscienza di ciò che si deve fare. Oh, sei appena ritornato in te e già pretendi il tuo ruolo da eroe. Yurin non riuscì a capire se Gorath stesse scherzando, ma si sentì punto nell'orgoglio e continuò: Io ho fatto quello che dovevo fare, ma non dimenticare che non ho avuto altre alternative. Scusa tanto se adesso non riesco a vedere bene quali altri obiettivi dovremmo ancora raggiungere. Gorath si girò lentamente e considerò quell'uomo arrivato da lontano, che aveva dato tutto ciò che aveva per una causa che prima di giungere Suoganon gli era del tutto indifferente. Incrociò le braccia e accennò un sorriso che Yuri ignorò e continuò: Voglio anch'io la fine di questa storia, e tu non sai quanto. Poi forse sarà ancora più difficile per me, per noi. Ma se questo colpo in testa, e si toccò la parte ferita, non mi ha ridotto come un deficiente, aspetto di vedere per quale tipo di vita nuova io ho combattuto. E ti assicuro che nel frattempo non resterò a leccarmi le ferite. Gorath non si mosse dalla sua posizione e guardando a lungo l'uomo nel letto replicò avviandosi alla porta. Vedo che ti hanno ricucito bene quella tua cocciutissima testa. Sei ritornato integro. E aprì la porta, ma la voce di Yurin lo bloccò. Gorath, grazie per avermi salvato. Il giovane si fermò e senza voltarsi rispose: Non mi devi niente. Era per una giusta causa e poi
Pare che io sia diventato per te una specie di angelo protettore. Ho fatto il mio dovere. A proposito, disse voltandosi, questa notte faremo un trasferimento. Ed è bene che tu ti rimetta in forze. Angeli a parte, ognuno dovrà badare a se stesso. E se ne andò. La parte più complessa del piano consisteva nel raggiungere la terraferma e dall'isola non c'era altra possibilità di servirsi di un aereo. Ogni base aerea era sorvegliata e gli uomini dello Iore sapevano che solo un'altra azione di forza molto rischiosa avrebbe permesso di impadronirsi di un apparecchio. Una volta sulla terraferma, con l'ostaggio del governo sempre nelle loro mani, si sarebbero uniti ad altri gruppi di sovversivi che si stimava avessero raggiunto un numero enorme di militanti. L'informazione ufficiale parlava di poche centinaia, ma le fonti attendibili affermavano che si stava preparando una vera insurrezione. Sull'isola molti erano certi di non essere soli ad affrontare la rivolta. Gli abitanti sapevano che in ogni parte del pianeta la gente si stava organizzando per abbattere l'ingerenza del governo di Vadrove e per ritrovare la libertà. Il millennio precedente si era chiuso con una serie di eventi catastrofici, epilogo di una tragedia più volte annunciata, ma sottovalutata dal genere umano, e la perdita della libertà dei popoli fu una delle nefaste conseguenze. Una dilagante aberrazione aveva messo profonde radici. Un esasperato egocentrismo e un deterioramento dei valori morali avevano innescato un processo di annientamento delle coscienze. Mai come allora il male era riuscito ad imperare e pochi avrebbero scommesso sulla vittoria finale del bene. Gli abitanti del pianeta erano diventati poco alla volta come automi, senza coscienza e volontà. Questa condizione favorì l'invasione da parte di Vadrove, cosa avvenuta con estrema facilità. Il torpore delle coscienze durò per molto tempo, fino al punto che le generazioni a venire si convinsero che non fosse mai esistita altra condizione umana prima di quella. Ma il seme della libertà ostinatamente germogliava nelle coscienze degli eletti e non avrebbe potuto che sbocciare. Qualcuno ricordava che l'umanità non era sempre stata condannata ad esistere senza la facoltà di dare la vita attraverso un atto d'amore. L'essenza dell'umanità era stata mortificata dalla presunzione dell'uomo che con folli sperimentazioni genetiche aveva creato esseri che con il tempo contribuirono al disfacimento della razza umana attraverso la corruzione, il potere, l'abbruttimento morale. In più punti del pianeta, molte persone avevano rivalutato il ruolo dell'uomo, richiamando anche ideologie e religioni morte da tempo e avevano iniziato la lotta per rivendicare ciò che niente e nessuno avrebbe potuto distruggere completamente, la forza del pensiero. Molte persone, come tante isole sperdute, ma che sapevano di appartenere allo stesso mare, stavano ritrovando la loro identità. Uomini e donne che volevano capire e ricordare per insegnare ad altri che la fine di un mondo non era stato solo dovuto a guerre vinte con armi chimiche, ma che tutto era partito da molto tempo prima, da quando cioè l'uomo aveva perduto se stesso. Così Oganon voleva capire e ricordare. Ma la forza della volontà non era bastata per imporsi su chi voleva mantenere le cose come stavano. E ora che l'azione aveva preso il sopravvento, la ribellione sembrava veramente incontenibile. E chi a lungo era stato incerto si decise a schierarsi con i ribelli, liberandosi finalmente dallo svilimento dell'ignavia. Saiani aveva vissuto una vita cercando di capire se le scelte dello Iore fossero giuste o se si dovessero percorrere altre strade. Ma nel frattempo aveva combattuto a suo modo, perché alla fine la verità su ciò che era stato deleterio per il pianeta fosse scoperto. Insieme con altri studiosi sparsi in ogni dove, aveva prodotto una documentazione che sarebbe servita al momento giusto. La sua uccisione non aveva posto fine ad una volontà che andava oltre la sua morte, e nel dischetto egli aveva lasciato un'eredità che avrebbe potuto aiutare la causa per la quale uomini e donne avevano profuso impegno, disponibilità e molte volte la stessa vita. Ryomi osservava attentamente ogni cosa che il monitor le rimandava e cercava di imprimerlo nella mente. Fu Clary che sentì i primi rumori e poi tutte e due captarono voci che si facevano sempre più distinte.
Non c'era più tempo di vedere finire il documento e nemmeno adesso di togliere il dischetto. Bastò solo spegnere il computer e scappare dalla parte del giardino, oltre le vetrate, e cercare di raggiungere i loro appartamenti. Tutto avvenne appena in tempo per non essere viste da un gruppo di uomini armati che fece irruzione nella sala, che girò, ispezionò e non rilevò nulla di particolare. Soprattutto non trovò il dischetto ancora inserito. La danzatrice entrò nella camera di Acclisea, che questa volta non si meravigliò di vederla entrare di corsa a quell'ora di notte. Era già pronta ed aspettava con un'invidiabile serenità. Sorrise a Rayomi e le disse semplicemente: «Sono pronta». Le due donne incontrarono Clary, che disse loro: «Voglio venire con voi. Non posso restare qui e non fare qualcosa anch'io». Rayomi la guardò e un velo di tristezza le passò negli occhi, ma fu un attimo. E rispose: «Glari, ognuno di noi ha un ruolo in questa storia. Sono sicura che tu lo troverai restando e sarai di aiuto a tutti noi». E l'abbracciò mentre Glari cercava di trattenere le lacrime e quando salutò Acclisea le disse: «Quando nascerà?» E le toccò delicatamente il ventre prominente. «Io lo saprò». E rispondendo allo sguardo interrogativo di Acclisea aggiunse: «Guarderò il cielo. E in una notte come questa troverò una stella in più. Addio!» E scappò correndo lungo il portico. Le due donne camminavano lentamente, evitando ogni rumore, e arrivate in fondo verso l'uscita secondaria della casa, aspettarono fino a quando non intravidero un'alta figura venire verso di loro. Acclisea trattenne il respiro. Sapeva che erano già arrivati alcuni uomini del controllo e che avevano incominciato a perquisire gli appartamenti. Strinse la mano a Rayomi, ma quando la figura si delineò, respirò più liberamente. Rion era davanti a loro e li invitava a procedere con cautela. Uscirono dalla piccola porta e si ritrovarono in breve nella pineta. Acclisea non si voltò, voleva conservare il ricordo di quella casa che l'aveva accolta mesi prima. Quando impaurita e attonita per ciò che le era successo, aveva trovato oltre le mura bianche un mondo che non sapeva potesse esistere, ma che ora sentiva come il suo mondo. Guardò davanti a sé la snella figura di Rayomi e in quel momento sentì per la donna tutto l'affetto possibile. Sapeva che l'amica l'avrebbe avuto più possibilità di salvarsi senza di lei, che così grossa e goffa faceva rallentare il cammino. Sospirò e inviò un messaggio alla sua creatura che ora non si faceva sentire. «Non avere paura, c'era Yomi con noi». La cosa più importante era quella di sfilare ad Acclisea il sensore del controllo. Prima non ci avevano pensato perché si sentivano al sicuro dentro la casa, ma ora era troppo rischioso e così i tre decisero di incidere il braccio di Acclisea ed eliminare quello che ancora la legava a Vadroe. Ripreso il cammino nella notte che sembrava non dovesse finire, fecero altre due brevi fermate, solo il tempo necessario per far riposare Acclisea. Rion parlava poco e stava attento ad ogni minimo rumore. Si preoccupava di controllare la direzione da prendere e la confermava con un cenno del capo Rayomi. Ognuno di loro aveva pensieri diversi, ma i loro cuori erano uniti dallo stesso desiderio di trovare presto una soluzione e soprattutto il luogo designato per rifugiarsi. Rion aveva ancora detto alle donne che una volta raggiunto il rifugio avrebbero potuto sostarvi solo per un periodo breve, giusto il tempo di attendere altre disposizioni e poi la piccola comitiva avrebbe ripreso il cammino. Il ragazzo sapeva che quello era un viaggio che avrebbe potuto non avere ritorno, ma lui non doveva rendere conto a nessuno delle sue azioni. Da sempre aveva creduto nel movimento ed ora era giunto il momento di dare il suo contributo. Ogni tanto si voltava per guardare le due donne e sentiva sentimenti diversi per ognuna. Per la futura mamma provava un senso di rispetto e di, sì, ma anche di devozione. Era stato cresciuto da una coppia che era vissuta presso la casa, due genitori autentici che gli avevano dato tutto l'amore possibile. E ora sapeva quanto quella donna rischiava per far nascere il suo figlio, ed egli era disposto a dare la propria vita perché nulla le accadesse di male. Per la danzatrice provava l'ammirazione che non osava diventare qualcosa di più e subito cancellò dalla mente l'idea di poterle dire quanto l'apprezzava. Rayomi adesso stava sorridendo, un semplice, fugace sorriso che illuminò la notte e Rion continuò a marciare con rinnovato vigore. Appena aveva ricevuto il messaggio di pericolo contenuto nel pesce e le indicazioni di dove portare le due donne,
Non aveva avuto esitazioni ed ora sembrava che non avesse fatto altro nella sua vita che il mestiere di guida e anche quella di guardia del corpo. Dopotutto, anche un cuoco poteva avere uno spirito avventuroso. Finalmente arrivarono al luogo prescelto e sentire Rion che affermava che si potevano fermare. Fu un gran sollievo per le donne che si lasciarono andare su un piccolo letto troppo stretto per tutte e due. Ma Clisea insistette per avere accanto la sella amica. Ci terremo calde e poi ho bisogno di sentirti vicina. Rion si era sistemato in un'altra piccola stanza, ma Rayomi sapeva che sarebbe stato sveglio e avrebbe vigilato su loro. Così vicine le due giovani potevano sentire i loro cuori e per un po' bastò per sentirsi bene. Ma tutte e due avevano bisogno di dire, raccontare, sfogare i loro pensieri trattenuti troppo a lungo dalle spire dell'angoscia. Sapevano una dell'altra le cose che si erano raccontate durante quei 7 mesi e l'amicizia era nata proprio perché avevano imparato a compensarsi. Ryomi era riflessiva, prudente, tormentata, intransigente con se stessa e troppo permissiva con gli altri. Spesso succube di pensieri esistenziali che prendevano forma e che la consumavano lasciandola priva di energia, come al termine di una danza, quella danza che era stata la ragione della sua vita, una linfa che rigenerava, ma che non l'aveva appagata totalmente. Aglisea era pronta alla vita, desiderosa di essere presente, di stravolgere le consuetudini, incurante delle esteriorità, ma ricca di bellezza interiore, che sapeva donare con spontaneità a chi le stava intorno. Ecco, erano due donne che lottavano, che non risparmiavano le loro forze e che nel momento della scelta optavano per la via che le avrebbe comunque portate ad un'evoluzione interiore a costo anche di grandi sofferenze. Con gli occhi chiusi, nel buio di quella stanzetta, arrivava odore di bosco. Le due donne si guardarono. Acclisia sospirò lasciandosi cadere sul giaciglio improvvisato. Questo letto mi sembra comodissimo. Anche se fossi sopra ad un sacco di noci, starei bene. Sono così stanca. Quanta strada avremo fatto? Rayomi rispose con tutta la stanchezza di ore di cammino. Tanta. È meglio non pensarci. Acclesia domandò quasi a se stessa. Pensi che qui saremo al sicuro? È solo un rifugio provvisorio, confessò Rayomi. Che strano. Ho come la sensazione che in questo posto ci sia stato Yurin. Acclesia aveva parlato con un filo di voce, ma il suo sguardo era attento, come se stesse vedendo qualcosa di riconoscibile. E come se sentissi la sua presenza. In tutti questi mesi la cosa più brutta è stata non sentire a volte che lui in qualche modo era vicino a me. In quei momenti ho pensato che non vivesse più. La donna pallida e sofferente guardò con tristezza l'amica. Rayomi si sedette accanto ad Aclisea stringendola teneramente e disse: Quando ero piccola, mia madre mi raccontava storie fantastiche che mettevano paura. Ah, io mi sono sempre domandata perché lo facesse e mi dicevo che forse si divertiva a vedere la mia paura. Poi, con il tempo, ho capito che in quel modo di raccontare le favole c'era tutto l'amore di mia madre, che voleva abituarmi alle difficoltà, alle cose spiacevoli che la vita mi avrebbe presentato. Tu pensi a Yurin? È giusto. Pensi al suo destino, così legato al tuo. Ma tutto questo adesso rappresenta la favola, mentre la realtà dice che devi avere cura solo di te stessa e della tua creatura. Lo so, Rayomi. Ma non posso non pensare che tutta la mia vita è cambiata in così breve tempo e che dopo la nascita del bambino, sarà ancora tutto stravolto. Rayomi sorrise. Dimentichi che potrebbe essere una figlia. Forse tu già sai che sarà femmina? Domandò Atlisea all'amica. Rayomi si alzò lentamente e continuò. No, non lo so. Ho detto a Makata che non volevo saperlo nemmeno io, ma sarebbe bello che lo fosse. Pensa, sarà la prima creatura che nascerà su Oganon da genitori di Vatrue che hanno voluto procreare liberamente. Aclesea si passò le mani sul viso come per ricordare le carezze del suo alleato. Beh, proprio voluto. In fondo è stato così. Rayomi continuò per lei,
Facile, vuoi dire? E non è una cosa meravigliosa questa. È proprio per questa spontaneità che il movimento combatte. È per recuperare tutto ciò che deve appartenere all'essere umano. Tu e Yurin avete semplicemente risposto ad una chiamata. E se ora fuggiamo da chi non vuole tutto questo, un giorno, però, non si dovrà più rischiare per amare e scegliere di dare la vita liberamente. E se tua figlia lo potrà fare, non avremo sofferto invano. Aclisea si toccò il ventre gonfio e con dolcezza domandò: chissà cosa direbbe Yurin se mi vedesse così. Oh, ti studierebbe come un essere extragalattico! Ribatté Rayomi. Le due donne risero e poi Aclisea domandò: Rayomi, cosa farai quando tutto sarà finito? Non lo so, non ci ho ancora pensato. Riprenderai a danzare? La donna socchiuse le palpebre e in un sospiro disse: La danza è tanto per me, ma non credo di volerle più appartenere totalmente. Forse ritornerò a casa di Morais. Oppure girerò per raccontare la storia di una donna di Vadro e molto coraggiosa che ha fatto ciò che io non ho avuto il coraggio di fare in questa vita. Aclisea si avvicinò. Non si tratta di coraggio, l'hai detto tu stessa che si deve rispondere ad una chiamata. Se tu non hai ancora dato certe risposte al tuo cuore è perché devi fare altre cose, ma ciò non esclude che tu non sia già madre. E per quel che ho conosciuto di te, la tua maternità si è espressa in tanti modi. Nessuna donna avrebbe potuto reggere a tante gestazioni senza perdere un po' di giovanile bellezza, mentre tu ogni volta che dai vita ad una nuova parte di te stessa diventi più bella che mai. Forse è proprio questo ciò a cui tu sei chiamata, donare la tua sofferenza e la tua radiosità a chi cerca nel buio se stesso. Nel lungo silenzio che seguì, nessun rumore le disturbò. Ma se le lacrime avessero avuto un suono, allora quelle di Rayomi sarebbero state un canto di dolore e d'amore trattenuto troppo a lungo nel cuore. Aclisea domandò: Rayomi, che cosa c'era sul dischetto nascosto nel vaso della rosa? Sei riuscita a capire perché si trovasse lì? Rayomi deglutì e si schiarì la voce con un colpo di tosse e rispose: sì, sono riuscita a vedere in parte ciò che c'era prima che arrivassero i vigilanti speciali. È stato 6 anni a nascondere il dischetto prima di essere ucciso e ha voluto farmelo avere. Oh, ma adesso dobbiamo dormire. Domani dovremo essere in forma. Aclisea si era già addormentata nell'ascoltare la risposta dell'amica. E il sonno senza sogni le aiutò a serenarsi. Rayomi rimase sveglia ancora per un po', ascoltando i rumori impercettibili della notte. Poi il sonno arrivò e portò tante immagini confuse che si ricollegavano a ciò che aveva visto del dischetto, ma aveva la sensazione di non riuscire a vedere ciò che più importava e il suo sonno fu molto agitato. Kalega guardava i maestri che si erano radunati nel cuore della notte e stava cercando di individuare chi tra loro fosse più coinvolto emotivamente nella fuga delle due donne, che solo per poco i suoi uomini non erano riusciti a fermare. La maestra del coordinamento gli ricordava che la casa era in regola con le varie autorizzazioni rilasciate dal governo, grazie alle quali aveva potuto dare ospitalità a persone che l'avevano richiesta. Kalega ascoltava, ma il suo sguardo passava in rassegna attentamente ognuno di loro. Provava disgusto misto ad insofferenza per quelle persone. Non comprendeva le loro idee, non aveva mai capito come gli abitanti di Casa de Morais fossero così felici di vivere in quel modo. Ma sicuramente, a scavare bene, qualcuno tra loro custodiva in qualche angolo del cervello il desiderio di sperimentare la vita fuori di lì. Kalega ragionava su come poteva dare a questo qualcuno l'illusione di cose meravigliose, potere, denaro, protezione, in cambio di collaborazione. Kalega parlò in modo calmo ma determinato e pesò molto le parole per spiegare che per chi collaborava ci sarebbero state opportunità da non sottovalutare. La sua capacità a intravedere il male ancora prima che mettesse radici lo aiutò ad individuare un lampo negli occhi, figlio
finora privi di espressione, di un maestro che in fondo alla sala teneva le mani in tasca e sembrava non appartenere al gruppo. Calega gli si avvicinò lentamente e quando gli fu accanto lo guardò dritto negli occhi e per un attimo i due riuscirono a intendersi. Ora sembrava che Calega fosse soddisfatto e salutò quasi scusandosi per il disturbo, ma quando se ne andò tutti capirono che non si sarebbe limitato a disturbare quell'unica volta. Glari aveva ascoltato quell'uomo verso il quale provava ribrezzo e a fatica aveva mantenuto un'espressione indifferente senza lasciar trasparire i suoi sentimenti. Le sue amiche sicuramente erano al sicuro, altrimenti se così non fosse stato, Calega si sarebbe risparmiato quella disgustosa requisitoria. Ora avrebbe dovuto recuperare il dischetto lasciato nel computer e poi cercare di tornare serenamente alle sue occupazioni. Un gruppo di bambini giocava nel giardino e Clary cercò Newcomb. Lo vide più in là, appartato a bagnare la rosa bianca, e allora la ragazza si avvicinò. Newcomb, sei un perfetto giardiniere, disse inginocchiandosi vicino al bambino. Il piccolo non rispose e continuò il suo lavoro. Glari sapeva che Newcomb era offeso perché non aveva capito il motivo per cui Ecclesia e Raiomi se ne fossero andate senza salutarlo. La donna continuò: Se vuoi, puoi tagliare qualche rosa e farne un mazzolino. Contrariamente a quanto si aspettava di sentire, Newcomb rispose: No, i rose non si tagliano. Devono stare così, da testa ai piedi. Glari sorrise: Le radici, Newcomb, si chiamano radici. E toccò il terreno umido e leggermente smosso, come se fosse stato appena rimestato. Newcomb ripeté: A rosa deve tenere tutto ciò che è tuo. Clary si alzò e gli disse: Va bene, adesso però devi andare. Il maestro di musica ti sta aspettando. E diede un bacio al suo allievo prediletto. Newcomb si girò e, come se ricordasse qualcosa, le domandò: Devo farti vedere una cosa, Clary. Quando ci vediamo? Ah, è una richiesta per un appuntamento e quindi deve essere molto importante. Vediamo, dopo la pausa mensa? Propose Clary. Newcomb la guardò valutando la sua risposta, poi disse: No, è meglio di notte, come quella volta che vuoi trovare i colori. Glari osservò il bambino e cercò di capire che cosa poteva essere questa volta di così importante per lui, ma in considerazione della splendida esperienza avuta in quella notte rispose senza indugiare: D'accordo, Newcomb, ti passerò a prendere quando farà buio. Il bimbo sorrise e agitò la mano in segno di saluto e poi corse incontro agli altri bambini. C'era molto vento e la mamma di Newcomb era titubante a lasciare uscire il figlio, ma le insistenti richieste del piccolo e la promessa della maestra che sarebbero stati di ritorno presto la convinsero a concedere il permesso. Glary afferrò per mano Newcomb e gli domandò: Allora, Newcomb, che cosa devi farmi vedere? Il bimbo non rispose, ma camminò deciso in direzione del portico dei mughetti. Quando si trovarono di fronte alla vetrata, oltre la quale c'era la sala dei computer, Glari sentì il cuore accelerare i battiti e guardò il bimbo con apprensione. Il piccolo disse: E dobbiamo entrare. È qui la cosa che devi vedere. Glari si guardò attorno. Adesso era terrorizzata. Pensava che qualcuno li avesse seguiti e anche se non voleva credere che ci fosse una relazione tra ciò che Newcomb diceva e ciò che lui sapeva essere nascosto lì dentro, non si sentiva al sicuro e frettolosamente aprì la porta e al buio percorsero lo spazio libero tra le due file di computer. Poi il bambino si fermò davanti ad uno di questi e Glari capì che Newcomb aveva lavorato al computer dove c'era il dischetto lasciato da lei e da Raiomi prima della loro fuga e che non aveva ancora avuto modo di nascondere. Newcomb bisbigliò: Accendi e vedrai delle cose per fare un gioco. Glari ubbidì, sembrava fosse lei l'allieva e con circospezione attivò i comandi. Le immagini erano quelle che ricordava dopo una premessa scritta che invitava a seguire attentamente ciò che sarebbe seguito. Iniziava una carrellata di proiezioni.
alcune corredate da scritte informative di un lontanissimo periodo di un pianeta che ricordava Oganon. Erano rappresentate molte varietà di fiori e piante che Glary non riconobbe, poi visi di persone di razze diverse e le loro differenti condizioni di vita. Paesaggi meravigliosi di mare, montagne e deserti sconfinati. Comparivano frasi scritte in lingue sconosciute e animali estinti. Scene di come le persone vivevano la loro quotidianità, come si nutrivano, come si divertivano e cosa leggevano, le credenze e le abitudini, il loro modo di pregare, le divinità e di dedicarsi ad esse o agli altri in nome del loro credo, fino a volte a sacrificare la propria vita. Comparve un testo che Glary riuscì a leggere. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo, ha suscitato un potente Salvatore per noi in mezzo alla casa di Davide suo servo, come l'aveva annunziato per bocca dei santi, i suoi profeti del tempo antico, liberazione dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Fare misericordia dei nostri padri, ricordarsi della sua santa alleanza, del giuramento che pronunziò ad Abramo, nostro padre, per concedere a noi, sicuri da timore, liberati dalle mani dei nostri nemici, di poterlo servire nella santità e nella giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, o bambino, profeta dell'Altissimo sarai chiamato. Precederai infatti la presenza del Signore per preparare le sue vie, per annunziare la salvezza al suo popolo, col perdono dei loro peccati, in grazia della tenera misericordia del nostro Dio, in virtù della quale il sole ci visiterà spuntando dall'alto per illuminare quei che giacciono nelle tenebre e nell'ombra di morte, per guidare i nostri passi in una via di pace. Poi seguirono immagini di un parto che Glary lasciò che scorressero perché sapeva che Newcomb non aveva difficoltà a vedere la nascita. Tutti i bambini della casa erano preparati a questo naturale evento. Ma quanto seguì fece riflettere la donna se fosse il caso di continuare la visione. Si voltò e vide che il bimbo si era addormentato appoggiandosi al tavolo e così continuò a visionare il dischetto. Andando avanti, Glary sentiva crescere sempre più l'eccitazione e la curiosità che prendevano il posto al timore di essere scoperta da un momento all'altro. Dal monitor giungevano informazioni su un pianeta meraviglioso scomparso per cause che via via l'autore del documentario spiegava, commentando le immagini. La visione partiva dalla nascita, o meglio dalla sperimentazione sulla genetica, che iniziata a scopi umanitari era degenerata in esperimenti che avevano creato mostruosità, rese ancor più criminali dall'utilizzo che governanti ne avevano fatto. Poi si passava ad altro genere di sperimentazione, come quella di produrre in laboratorio forme virali che sterminavano le opposte fazioni di combattenti di guerre che divampavano ovunque. Le scene di tale sterminio erano così cruente che Glary fu felice che Newcomb fosse addormentato. Una scritta lampeggiante avvisava che tra poco sarebbe stato spiegato che cosa era successo in ultimo, che aveva definitivamente distrutto quel pianeta e naturalmente si sarebbe saputo il suo nome, cosa che fino a quel momento era stata omessa. La giovane era profondamente turbata perché mai prima d'ora lei e la gente su Oganon aveva avuto la possibilità di conoscere questa antica storia. Si rendeva conto di essere dinanzi ad un documento importante che era stato tenuto segreto a tutti e che ora più che mai sarebbe stato utile diffondere. Il gran difensore aveva cercato di metterlo in salvo affidandolo a Rayomi e ora toccava a Glary metterlo al sicuro. La ragazza sentì sbattere rumorosamente qualcosa per il vento e fece un balzo per lo spavento. Solo allora ebbe percezione del tempo che era trascorso e la madre di Newcomb poteva essere Nancy ad aspettare. Non poteva continuare la visione ed era anche rischioso restare. Spense il computer, ma questa volta
Tolse il dischetto e poi delicatamente svegliò Newcomb. Tesoro, Newcomb, svegliati, piccolo! Il bambino aprì gli occhi a fatica e ricordò di essere nella sala dei computer. Glary gli disse: Ascolta, Newcomb, chi ha visto questo gioco oltre a te? E gli mostrò il dischetto che teneva in mano. Il bambino sbadigliò e rispose: Nessuno. Glary ripropose: Devi dirmi la verità, Newcomb. Odetta! Ripeté il piccolo. La donna gli credette e aggiunse: Senti, Newcomb, è molto importante ciò che sto per dirti. È una cosa da grandi. A queste parole Newcomb si svegliò del tutto. Glary spiegò: Questo dischetto era nel vaso della rosa bianca. Lo so, ho trovato io, puntualizzò il bambino. Infatti, Newcomb, tu sei stato molto bravo a trovarlo perché è molto prezioso e tante persone lo cercano. Ma tra queste persone ce ne sono alcune molto cattive che farebbero brutte cose per averlo. Quindi nessuno deve sapere che noi abbiamo il dischetto. Newcomb sgranò gli occhi color del cielo e chiese: Ma questo? E il bimbo toccò il dischetto delicatamente, come se avesse paura di romperlo. È la soppressa della rosa? Nessuno deve prenderlo. Certo, Newcomb, per questo dobbiamo nasconderlo bene e non dire a nessuno dov'è. Il bambino capì benissimo e sul suo viso apparve una piccola smorfia di sofferenza. Ora Clary cercava di pensare un nascondiglio sicuro per il dischetto, ma non le veniva in mente nessun posto. Poi vide le manine di Newcomb e le unghie sporche di terra e capì dove sarebbe stato il posto. Sì, avrebbe nascosto là il prezioso documento. Clary prese le piccole mani tra le sue e disse: Queste unghie hanno bisogno di una bella ripulita, ma questa volta sono felice che tu abbia le unghie sporche. E abbracciò Newcomb, che non capì lo strano comportamento della maestra. Dopo aver portato il bambino a sua madre, Clary andò a nascondere il dischetto e poi frettolosamente imboccò il lungo portico che portava ai suoi appartamenti. Nascondeva le mani sporche di terra dentro le lunghe maniche della tunica e quando entrò nelle sue camere respirò di sollievo. Appena le fosse stato possibile, avrebbe disotterrato il dischetto e l'avrebbe consegnato a chi già sapeva e forse così anche lei avrebbe contribuito alla causa. Le vennero in mente le parole di Raiomi. Forse era questo il modo di essere utile a cui la danzatrice alludeva. E sentì nostalgia per le due amiche che sperava con tutto il cuore fossero al sicuro. Fuori, dietro ad una delle tante fontane della casa, un uomo aveva visto Clary che rientrava e non aveva potuto non notare che la ragazza teneva le mani nascoste. Forse aveva qualcosa di molto prezioso che non doveva essere trovato. Questo poteva essere un indizio da non sottovalutare e che l'avrebbe messo in buona luce agli occhi dell'alto commissario di sorveglianza politica Calega. Sorrise a quel pensiero e si diresse verso la sala di informatica per controllare che tutto fosse in ordine per la lezione del giorno dopo. Nella mattinata c'erano stati i bambini più piccoli a giocare con i computer e non si sapeva che cosa potevano aver combinato. Dopotutto, lui era il maestro responsabile di informatica. L'azione era iniziata nel peggior modo possibile, con sparatori e feriti, e anche se il piano prevedeva grosse difficoltà, la realtà dei fatti non poneva dubbio che quella fosse una vera battaglia, preludio di una guerra che si sarebbe combattuta nel nome della libertà, ma che come sempre era successo per ogni guerra, il numero dei morti non avrebbe pesato più da una parte rispetto all'altra per segnare la vittoria piuttosto che la sconfitta. I morti sarebbero stati in ogni modo catalogati e poi tristemente dimenticati come vittime di un conflitto. Yurin aveva partecipato al primo attacco per prendere gli aerei che avrebbero permesso di trasportare gli uomini sulla terraferma e poi di raggiungere il grosso dei combattenti. Altro modo di scappare dalla grande isola era per mare, ma era più rischioso. Gorad doveva impadronirsi
di un potente mezzo attrezzato da guerra su cui dovevano salire i sovversivi insieme con alcuni civili che avevano precise funzioni nella rivolta, e tra questi si dovevano trovare all'appuntamento per imbarcarsi Rayomi ed Aclisea, accompagnate dall'ormai onnipresente Rion. Fu Aclisea che vide per prima, nella confusione della guerriglia, vicino alla banchina d'attracco, l'alta figura di Gorad, e solo la paura di compromettersi a vicenda le impedì di chiamarlo, ma egli quasi avesse intuito la presenza delle donne, guardò nella loro direzione e, coperto dal fuoco dei compagni, si precipitò da loro. Non ci fu tempo per i saluti e le spiegazioni. Bastò un'occhiata e tutti e quattro si mossero tempestivamente, riuscendo a raggiungere l'imbarcazione che li avrebbe portati sulla terraferma. Una volta a bordo, Rayomi non rivide più Gorad. Sapeva che era impegnato a difendere ciò che aveva faticosamente conquistato. Il mezzo poteva raggiungere in breve la costa, sempre che non fosse affondato, e per questo gli aerei presi dai sovversivi servivano anche per contrattaccare le offensive sull'imbarcazione. Da un oblò, Aclisea vide un aereo che sfrecciava e immaginò che sopra vi fosse Yurin, che scortava lei e gli altri verso la costa. Poi fu terribile, un lampo accecante che offuscò il bagliore del sole, e l'aereo fu colpito ed esplose in volo, ricadendo in mille pezzi in una pioggia macabra che incontrò il mare tumultuoso, che avrebbe dato sepoltura a coloro che un giorno sarebbero stati chiamati eroi. Rayomi vide nello sguardo dell'amica tutto il terrore e la disperazione per quella spaventosa scena. Capì ciò che aveva pensato Aclisea e che la faceva urlare. L'abbracciò, stringendola quasi a soffocarla. Infatti, l'istinto di conservazione ebbe sopravvento e Aclisea si liberò dall'abbraccio per respirare, e questo servì per farla tornare in sé. Ora sentiva la voce dell'amica che le diceva: «Non è detto che sopra quell'aereo ci fosse stato Yuri. Ti prego, Clisea, pensa a tuo figlio!» E quasi la creatura avesse udito, incominciò a scalciare. Questo permise ad Clisea di pensare al suo stato, e sfinita si abbandonò sulla spalla di Rayomi. La maestra per il coordinamento guardava dalle ampie vetrate, e vedere i vigilanti appostarsi tutto intorno alla casa la fece sentire malissimo, ma doveva rassegnarsi a sopportare quegli uomini. L'ordine dal comando governativo per la sicurezza voleva tenere sotto sorveglianza tutti, adulti e bambini. Anche se le due donne se n'erano andate da molto tempo, gli abitanti della casa erano ritenuti in qualche modo complici dei sovversivi, e forse il destino di tutti loro era veramente in pericolo. Il maestro di musica era seduto al posto che teneva abitualmente nelle riunioni, ma la maestra del coordinamento non aveva convocato nessuna riunione. Da quando si mormorava che nella casa, e sembrava proprio tra i maestri, ci fosse una spia, lei non si sentiva più sicura di fare libere discussioni, prendere decisioni che avrebbero potuto compromettere altre persone. Teneva le braccia serrate attorno alle esili dita, come per soffocare l'ansia che le chiudeva lo stomaco. Gianna, non dovresti farti prendere dall'ansia in questo modo, non ti può che nuocere. La maestra si voltò di scatto, come se fosse stata sorpresa in fallo, e guardò il maestro di canto. Erano colleghi da tanto tempo e prima ancora amici di infanzia. L'uomo la conosceva bene e sapeva interpretare l'animo umano. Forse la musica e il canto lo aiutavano a vedere e sentire in modo talmente distaccato le miserie materiali che aveva perso un po' il contatto con la realtà. La donna cercò un sorriso e gli rispose: «Amico mio, quando eravamo giovani non pensavamo che un giorno avremmo visto cadere i sogni di una vita. Abbiamo lavorato per questa casa, per tutte le persone che a noi si affidavano, sicuri che saremmo stati in grado di proteggerli, e ora non riusciamo nemmeno a comprendere chi tra noi può aver tradito. No, no, guarda, non posso restare calma senza tentare di fare qualcosa per salvare ciò che amiamo.» E si lasciò cadere sulla sedia più vicina. L'uomo non perse la sua serena espressione e disse: «Le giovani allieve, lo so, mi credono un po' strano quando dico loro che prima di cantare devono imparare ad ascoltare. E cerco di abituare il loro orecchio a sentire le vibrazioni che ogni essere vivente non emana. Oh, solo in questo modo si può tendere alla perfezione del suono.»
Per esempio, anche qui, in questa sala, ci sono vibrazioni che parlano, che vogliono comunicare, vibrazioni che durano nel tempo fino a quando altre più intense non le sovrastano. Ma cancellarle questo mai non è possibile. Ascoltarle pazientemente può aiutare a capire. Beh, forse non ti diranno nome e cognome di chi vuoi smascherare, ma stimolano di sicuro la tua intuizione. Il maestro chinò il capo come per riposare. Scusate, forse disturbo. Glari era entrata e con un dolce sorriso passò accanto al maestro che la salutò con un cenno della mano. Oh, Glari, non disturbi mai, disse il caro maestro. E Jeanne rispose al suo sorriso. Il maestro di musica osservò la ragazza e continuò. Ecco, Jeanne, un chiaro esempio di vibrazioni positive. E accarezzò la mano che Glari gli aveva appoggiato sulla spalla. La giovane maestra, quasi a scusarsi, disse: Purtroppo non porto buone notizie. Le ultime informazioni affermano che stanno avvenendo combattimenti ovunque e che sono molti caduti da entrambe le parti. L'isola è in stato d'assedio e nessuno può abbandonarla. Sulla terraferma si combatte e sembra che da ogni parte giungano persone armate a dare aiuto allo Iore. Il governo di Vadro non si è ancora dichiaratamente espresso sulle strategie che vuole adottare. Ma, e qui Glari prese un lungo respiro, il governo sull'isola è deciso a dare un esempio di forza e molti centri abitati sono stati incendiati. Il maestro questa volta perse la sua proverbiale pazienza e battendo un pugno sul tavolo esclamò: Oh, collega, quel dannato! Vuole emergere dalle ceneri che lui stesso procura, ma non potrà farcela. Gianna si avvicinò all'uomo, adesso era lei preoccupata per il suo amico. Oh, io credo che dovremmo fare qualcosa per mettere in salvo i nostri abitanti, almeno i bambini. È certo ormai che da un momento all'altro Calega piomberà su di noi come un maledetto rapace e le fiamme. E non finì la frase, tornò a sedersi. Glari aveva la disperazione nel cuore anche perché si scontrava per la prima volta con la rassegnazione. Ma no, non era possibile, i due maestri erano sempre stati per lei e per gli altri un punto di riferimento e se anche loro cedevano alla rassegnazione era davvero finita. Oh, vi prego, disse, non dobbiamo arrenderci, troveremo un modo, qualcosa che farà allontanare ogni possibile intrusione da questa casa. La disperazione le dava un'espressione forte e risolutiva. Il maestro parlò e sembrò solo un pensiero espresso ad alta voce. Bisognerebbe poter prendere tempo, magari fermandolo. La porta si aprì un'altra volta, ma chi entrò non domandò scusa. I tre maestri avvertirono un freddo improvviso. Si scambiarono in rapida occhiata e poi guardarono oltre la vetrata. Stava imbrunendo, ma non era la frescura della notte imminente la causa dei loro brividi. Trodue, il maestro di informatica, stava dicendo che c'era un guasto nella sala dei computer, ma nessuno riuscì a prestare attenzione a quelle parole. Non era una notizia ufficiale, ma si mormorava che il governo di Vadroe stesse trattando con una delegazione dello Iore e tutto faceva pensare che per la prima volta nella storia delle tante ribellioni, vista la gravità di quest'ultima, il governo volesse trattare, anziché intraprendere una vera e propria guerra dalle dimensioni, si pensava, gigantesche e dalle conseguenze disastrose. Gorad osservava attentamente le informazioni riguardanti gli spostamenti degli uomini dello Iore e cercò di non entusiasmarsi troppo per le continue vittorie che i suoi uomini riportavano. Ancora più soddisfatto era per l'azione diplomatica che stava avendo grande successo e per questo si doveva riconoscere il merito a Yurin.
Sorrise fra sé, ricordando il primo incontro scontro con quell'uomo che sarebbe diventato così indispensabile per tutti loro. Un uomo che non aveva chiesto nulla per sé e che un po' per obbligo e poi per convinzione si era rivelato estremamente importante per la causa. Quando lo vide entrare fu quasi sorpreso. Sembra che io sia una specie di fantasma, visto l'effetto che ti faccio. Yurin si sedette sul tavolo, incurante dei fogli sparsi ovunque. Gorad lo fissò e fu grande il desiderio di dirgli che qualcuno lo credeva morto e che da un momento all'altro sarebbe diventato padre, ma prima di tutto Gorad era un combattente e non poteva rischiare di compromettere tutto il lavoro fatto, rivelandogli che Ecclesia lo piangeva come vittima dell'esplosione e che era ben nascosta, poco distante, dal suo alleato. No, i sentimenti personali dovevano aspettare. E poi la gioia sarebbe stata ancora più grande. Si alzò e andò a versarsi un bicchiere d'acqua. Com'era quell'antica storia del diavolo e dell'acqua santa? Bah, dannazione, che stronzate! Stava pensando e gettò con forza il bicchiere di carta nel cestino. Yurin non aveva notato il gesto rabbioso dell'amico. Stava guardando nel monitor e cercava altri dati. Tra pochi giorni potremo incontrare il rappresentante governativo in persona. Dovremo scegliere il luogo più adatto. Yurin aveva parlato, ma capì che Gorad non lo seguiva, però continuò. A 6 giorni di viaggio da qui potremo dare un appuntamento che cambierà la storia e penso che il posto potrebbe essere. Valutò bene e poi disse: sì, certo, in questa zona montuosa, dove sarà difficile arrivare, ma sarà sicuro. Yurin pareva soddisfatto e con un'occhiata comprese che Gorad condivideva la scelta. Gorad, che cosa si sa di casa de Moraes? La domanda aveva preso di sorpresa Gorad, che faticò per nascondere il suo disagio, ma poi pensò che Yurin non poteva sapere nulla e che domandava per avere notizie della sua alleata. Si schiarì la voce e parlò. Sì, la casa è stata messa sotto sorveglianza, ma dopo che Raiomi e Ecclesia sono riusciti a fuggire e mettersi in salvo in uno dei nostri rifugi segreti. Vide i lineamenti dell'amico distendersi al pensiero delle due donne in salvo, ma Yuri non poté risparmiarsi la seconda domanda. E dove sono in questo momento? Gorad rispose sicuro. Cambiano posto in continuazione per motivi di sicurezza. Non è detto nemmeno a me dove si trovano. Yurin assentì per tanta prudenza. Gorad sentiva il bisogno di parlare e di allontanare il disagio che provava. Comunque, la situazione per Casa de Moraes non è delle più allegre. Probabilmente Kalega non sarà soddisfatto fino a quando non l'avrà distrutta. È il simbolo vivente di tutto ciò che lui ha sempre odiato. E si sedette come oppresso da una grande stanchezza. Yurin, per fortuna, guardava oltre il paesaggio desertico che appariva dalla finestra e parlò a se stesso, ad alta voce. 6 giorni. 6 giorni per vedere finire un incubo, per riconciliare la vita con la vita. E poi rivedrò Acclisea. Poi si ricordò della presenza di Gorad e voltandosi gli disse: prova ad immaginare, Gorad, che Ecclesia e Raiomi siano qui nei dintorni. Cosa pensi che faremmo noi due? E senza attendere la risposta continuò. Ah, un bel bagno, no? Prima di incontrarle sarebbe proprio il caso. Puzziamo di selvatico. E strizzando l'occhio gli lanciò il suo berretto pensando che se Yurin avesse saputo la verità avrebbe avuto ragione di tagliargli un bel cazzotto e lui non gli avrebbe dato torto. Il sole stava tramontando e il cielo arrossava mettendo in controluce le sagome degli alberi a lato della casa, sotto ad uno spazio circolare intorno al quale i pini creavano una tettoia naturale, sedevano Glari e Newcome insieme con altri abitanti della casa. Si voleva dare un'impronta di festa ad una situazione che non presentava nulla di allegro, ma i bambini avevano bisogno di serenità e tutti gli adulti erano impegnati in questo intento. Glari giocava con i bambini e ricordò le amiche Raiomi e Ecclesia che molte volte avevano contribuito ad inventare e organizzare giochi divertenti. Bicchieri colmi di succhi vegetali erano offerti a tutti i partecipanti e presto le provviste scarseggiarono. Glari si offrì di andare
a fare rifornimento, anche perché aveva bisogno di stare un po' sola. Prese il grande recipiente e si incamminò. La direzione portava dritto alla casa. Avrebbe dovuto passare davanti ai vigilantes, ma quella era la via più corta per raggiungere le cucine. All'ultimo momento, però, Glari cambiò idea e si diresse dalla parte laterale della casa, dove, oltre un piccolo sentiero, scendendo una scaletta di pietra consumata, sarebbe entrata dal portoncino, da dove erano uscite per la loro fuga Rayomi e Acclisea. Da dietro l'angolo, Glari udì distintamente due voci che parlavano concitatamente e una la riconobbe subito. Si fermò e, appiattendosi contro il muro della casa, trattenne il respiro e ascoltò la voce di Trodway che diceva: Io quello che dovevo fare l'ho fatto, adesso tocca a voi. Tranne una trentina di persone che sono in pineta e rientreranno presto. Gli altri sono tutti dentro e non ci sarà modo di chiedere soccorso. L'altra voce replicò: Se avrai fatto un buon lavoro, Kalega ne terrà conto. Ne terrà conto? Stammi bene a sentire, in questa faccenda c'è già odore di bruciato prima ancora di incominciare. Qualcuno può avere già dei sospetti sul mio conto. Io non posso aspettare oltre. Voglio ciò che mi era stato promesso e poi fate quello che volete. Con il tono smorzato ma ancora udibile, l'altro concluse: D'accordo, informerò Kalega, anche se potresti aspettare, in fondo si tratta solo di un paio d'ore. Glari non aspettò di sentire altro, girò su se stessa e riprese il cammino da dove era arrivata, scegliendo questa volta la strada che avrebbe dovuto prendere dall'inizio. Il cuore le scoppiava e non riusciva a riflettere, non voleva rassegnarsi a capire ciò che era chiaro. Trodue, maestro di informatica, li aveva venduti e stava per abbattersi su tutti loro qualcosa di terribile. Cercò di controllare la sua andatura. E quando entrò negli ampi locali della cucina, decise di prendere molta acqua e rovistò nei mobili per trovare dei contenitori adeguati. Poi uscì e si diresse verso il giardinetto dove avrebbe preso la cosa più importante. Per fortuna non incontrò nessuno e quando scavò alla base della rosa mise tutta la sua foga per dissodare il terreno e prese quello che nascondeva. Il dischetto era con lei. E si avviò verso la sala riunioni. Forse avrebbe trovato la maestra per il coordinamento e allora no, ma si fermò perché considerò che probabilmente non avrebbe creduto al suo racconto e che altre orecchie avrebbero potuto ascoltare e visto che nella casa erano già presenti e non si sapeva quanti fossero criminali pronti a tutto, non sarebbe stato possibile informare tutta la comunità senza rischiare di essere scoperti. Non restava altra scelta che mettere in salvo la gente che era in pineta e chiedere poi aiuti per quelli che erano rimasti nella casa. Glari camminava speditamente, stando attenta a non destare sospetti. Soprattutto sperò di non incontrare Trodue. Ora non c'era tempo di pensare ai sentimenti che provava per quel verme, ma quando da lontano intravide la figura appesantita e curva del maestro di canto, il suo cuore avvertì un'immensa sofferenza e con il pensiero disse addio a quell'uomo che le aveva insegnato tanto. Glari raggiunse il gruppo in pineta e nessuno prestò caso al suo pallore. La donna, con la scusa di versare acqua fresca, si avvicinò agli adulti e disse loro di seguirla poco più in là, in un posto lontano dai bambini che adesso cantavano una filastrocca che raccontava di un cavallo con le ali. Quando si trovò in mezzo al gruppetto di persone, Glari parlò e dai primi istanti tutti capirono dal tono della sua voce che avrebbero ascoltato cose importanti. Rimasero in silenzio mentre Glari spiegava in modo chiaro il significato di quella conversazione che era riuscita ad intendere e concluse: Non abbiamo altra scelta. Dobbiamo metterci in salvo andando verso la costa e di lì raggiungere una sezione dei militanti dello Iore che ci aiuteranno. Nessuno parlò, ma tutti avrebbero voluto dire che non potevano lasciare i loro cari nelle mani di quel pazzo di Kalega e che volevano tornare alla casa. Glari lesse tutto questo sui loro volti e disse: Non è un caso che noi ci troviamo fuori dalla casa. Dobbiamo fare qualcosa per aiutare tutti gli altri. Se ritornassimo dentro non ci sarebbe più via d'uscita per nessuno. Forse, scegliendo la fuga, potremo trovare gli aiuti necessari per salvare noi stessi e tutti i nostri cari.
Almeno dobbiamo tentare. Velocemente radunarono cose sparse a terra e ai bambini spiegarono che si prolungava la festa con una divertente escursione. Così, dopo i brevi ordini per l'organizzazione impartiti con precisione e fermezza da Glari, 35 persone tra adulti e bambini si misero in marcia attraverso il bosco. La notte stava per calare e sotto i grandi alberi era già buio. Vista dall'alto, quella serpentina umana pareva un fiume che cercava disperatamente la via per giungere al mare. Glari non si voltò mai in direzione della casa. Le lacrime scendevano lungo il viso, ma lei non ci badava. Sentiva solo un peso che opprimeva la sua mente. Era come se avesse dimenticato di fare qualcosa di importante. Continuava a pensare un modo per cercare di evitare qualcosa che immaginava sarebbe stato terribile e che stava per abbattersi su casa de Morais. I bambini più piccoli erano portati sulle spalle dai genitori e la comitiva procedeva rapidamente. A quest'ora nella casa qualcuno avrebbe dato l'allarme e tutti avrebbero capito che qualcosa di grave stava succedendo. Ormai il buio era troppo fitto per continuare la marcia e si decise di trovare riparo in una grande grotta che aveva il pregio di nasconderli dai raggi luminosi che venivano impiegati per la ricerca notturna. Nella grotta c'era la possibilità di stare seduti senza essere ammucchiati e così spontaneamente si disposero in cerchio e decisero di accendere un fuoco. Erano stanchi e angosciati. I bambini furono sistemati in modo che potessero dormire. Newcomb era accanto a Glari che gli accarezzava i riccioli, pensando a quel tempo lontano della sua infanzia, quando bambina aveva avuto tutte le tenerezze possibili dai suoi genitori. Già, pensava Glari, un tempo che non poteva tornare e che non si poteva fermare. Che triste cosa! Ma ad un tratto, quell'oppressione nella mente che non l'aveva lasciata un momento sembrò aumentare e Glari la visualizzò come una sfera che aumentava sempre più e mentre ingigantiva sempre meglio intuiva cosa avrebbe dovuto fare. Poi, come se la sfera scoppiando avesse lasciato defluire il liquido contenuto, sentì per tutto il corpo una sensazione di caldo rigeneratore e finalmente capì. Si alzò e spiegò che cosa avrebbero dovuto fare tutti insieme al massimo del loro impegno e delle loro possibilità. Ciò che stava per intraprendere poteva voler dire la salvezza per la gente rimasta alla casa. Tra loro quasi tutti erano preparati alla meditazione e molti erano stati iniziati a livelli superiori di conoscenza. E se anche non praticavano regolarmente, potevano sprigionare la loro energia per tentare qualcosa che poteva essere definito un miracolo, ma che Glari conosceva con un altro nome, avendolo studiato, ma mai sperimentato. Ora le era tutto perfettamente chiaro. Ricordava le parole del maestro di musica: prendere tempo, fermandolo. Oh, caro splendido maestro che veniva in aiuto, ma adesso erano soli e tutto dipendeva unicamente dalla loro volontà di credere fermamente nelle loro capacità. Rayomi era accanto ad Aclisea, che da parecchio ormai aveva le doglie. Il parto era imminente e per fortuna erano, se non proprio in un centro specializzato, nell'infermeria da campo, ultimo luogo dove le due donne erano state portate viste le condizioni di Aclisea. Era un pomeriggio soffocante e con il pensiero Rayomi andò sulla spiaggia davanti a casa de Morais, dove amava passeggiare e fare rinfrescanti nuotate. Aveva parlato, raccontato tanti fatti successi a lei o a chi conosceva, parlava senza tregua per distrarre Aclisea, ma in realtà aveva più bisogno lei stessa di essere confortata e di non pensare a tutto ciò che l'amica stava vivendo. Dopo il terribile incidente al quale avevano assistito, Aclisea non aveva più parlato di Yurin. Pensava solo al momento in cui avrebbe conosciuto la sua creatura e la serenità del suo volto faceva ancora più male a vedersi. Della disperazione che avrebbe avuto ragione di dimostrare. Quella era una donna veramente speciale e Rayomi la invidiò
e volendole molto bene, cercava di essere alla sua altezza, aiutandola come poteva. Rion si affacciava regolarmente per chiedere notizie e poi timidamente alzava la mano per salutare e se ne andava, ma restava sempre nei dintorni, pronto a qualsiasi richiesta delle donne. Rayomi si sforzava di non pensare a dopo, quando il bambino sarebbe nato, a cosa avrebbero fatto loro due con un neonato. Ma poi si tranquillizzava riponendo speranza in Gorath, che non aveva più rivisto, ma che sicuramente controllava da lontano che fossero protette. Ora Clisea si stava lamentando ed era sfinita per il dolore. Rayomi capì che non doveva essere lontano il momento tanto atteso e chiamò chi si sarebbe preso cura dell'amica. Non poteva fare altro. Uscì e cercò di distendere i muscoli intirizziti facendo qualche passo. Da quanto tempo non ballava? Ah, non se lo ricordava più. I muscoli risentivano di quella pausa forzata. Ripensò alla sua vita artistica e sorrise ricordando i successi avuti. E come se si fossero materializzati in tante medaglie, si toccò sul petto come riconoscerli ad uno. Poi lasciò scivolare le mani e le braccia, ricaddero pesantemente lungo il corpo e respirò profondamente. Quel tempo era passato e ora viveva il presente cercando di non programmare il futuro. Qualcuno la stava chiamando e Rayomi tornò alla realtà. Capì immediatamente e si mise a correre per andare dall'amica. Si fermò sulla porta come impietrita. Aveva aspettato tanto questo momento e ora aveva timore d'entrare, ma Clisea la chiamò. E Rayomi si avvicinò al suo letto. La donna teneva accanto un piccolo essere con il faccino rosso e un ciuffo di capelli neri. Rayomi continuava a fissare prima l'amica, poi il suo piccino e non trovava parole, così a Clisea le disse: Rayomi, hai parlato tanto prima per distrarmi che ora non hai più parole. Poi guardò la sua creatura e aggiunse: Speriamo che diventi coraggiosa come la meravigliosa amica che chiamo sorella. E le porse il tenero fagottino. Rayomi interrogò con lo sguardo a Clisea che rispose: Sì, è una femmina. Si chiamerà Coel e ha due madri. Rayomi strinse a sé quella creatura arrivata da lontano e sorrise tra le lacrime a quella bimba che avrebbe conosciuto una nuova era. I respiri profondi erano l'unico rumore udibile nella grotta. Ognuno di loro sapeva cosa fare e lentamente si iniziò ad avvertire l'energia che passava liberamente nel proprio corpo per poi collegarsi a quella di tutti gli altri. Glari aveva perfettamente visualizzato la casa e vedeva il sentiero d'accesso che la collegava alla strada principale. Ora i respiri erano diventati più sonori. E quasi pareva una melodia che cullava e faceva scivolare delicatamente la coscienza in una dimensione senza tempo. Le braccia si tesero verso il centro del cerchio e le mani erano imposte su qualcosa che era presente per tutti. Alcuni iniziarono lentamente a tracciare segni nell'aria che continuarono a ripetere fino a quando tutti si fermarono e rimasero immobili. Il respiro e i battiti del cuore rallentarono e una morte apparente colse i partecipanti. Nessuno fu più in grado di vedere la casa e Clary capì che era sparita anche agli occhi di chi la cercava pieno di odio. La notte era a metà del suo corso e il buio totale senza luna né stelle sembrava favorevole allo scopo criminale che Kalega aveva programmato. Non aveva voluto rinunciare a vedere di persona la scena dove tra poco si sarebbe consumato il miglior colpo inferto allo Iore: distruggere il centro morale dei loro deliranti ideali. Casa de Morais e chi ci viveva non sarebbe più esistita, e le sue ultime notizie davano per certa una resa da parte del governo di Vadroe, con conseguenti accordi. La distruzione della casa avrebbe rappresentato la vittoria personale di Kalega, che non tollerava nessun tipo di compromesso con quei pazzi che volevano far rivivere un tempo trapassato, inutile e privo di ogni logica, che si ostinava ad andare controcorrente.
pazzi. Erano stati tutti dei pazzi, ad iniziare da Saiani, e avrebbero fatto tutti la sua fine. Così pensava Calega, ricordando che la rivolta era iniziata ad uno spettacolo artistico e che per lui si sarebbe conclusa con un altro spettacolo, che sarebbe stato degno di essere visto non solo dagli uomini che comandava, ma da tutta la gente del pianeta. Ancora poche curve, e poi la casa sarebbe stata di fronte a lui. Il reparto speciale sapeva nei minimi dettagli che cosa fare, e lui dal suo posto avrebbe seguito lo spettacolo come uno spettatore di riguardo. Ma qualcosa pareva non funzionare. La ricerca che il radar stava effettuando non segnalava sul monitor il punto stabilito. Sembrava che non trovasse più la casa, eppure erano pressoché vicini, ma nel punto esatto in cui si trovava casa de Morais c'era il vuoto. Gli uomini scesero dai loro mezzi e si apprestarono a puntare le sofisticatissime armi che avrebbero prima liberato gas tossici e poi incendiato la struttura. Calega continuava a guardarsi attorno e cercare la strada che portava alla casa, ma sembrava scomparsa con tutto il resto. Non era possibile aver sbagliato, glielo continuava a dire uno dei suoi uomini, e Calega con un'espressione indefinibile sul volto gli ordinò di tacere e avanzò in mezzo al campo incolto insieme con un piccolo gruppo di uomini che avevano indossato le maschere antigas. Calega continuò la sua marcia come se vedesse davanti a sé la casa. Il soldato a suo fianco domandò: «Che cosa dobbiamo fare, signore? L'operazione non è più fattibile». Lo sguardo di Calega incenerì l'uomo che aveva parlato e la risposta non tardò. «Tenetevi pronti, al mio comando, farete come avevamo deciso». Avevano raggiunto il limite della costa, poco più in là il dirupo della scogliera segnava che oltre non si poteva andare. Un vento fortissimo si era alzato e le onde si scagliavano con un fragore sulle rocce, al fondo del precipizio. Le voci degli uomini lanciavano secchi richiami e intorno non c'era altro che polvere alzata dal vento che avvolgeva ogni cosa. Gli uomini avevano avuto il comando di retrocedere, mentre Calega restava a fissare il luogo dove avrebbe dovuto esserci la casa. Quando vide che i suoi uomini erano ritornati alle loro posizioni di partenza, indossò la maschera e, guardando nel buio del mare, trasmise l'ordine di sganciare i gas tossici. Una nube ricoprì la zona e, come in una bassa nebbia, si poteva scorgere solo ciò che era alto pochi centimetri da terra, e l'uomo vide i resti di un giardino. Sì, non c'era dubbio, quello era il posto, non poteva capire che cosa fosse successo, ma l'operazione non poteva fermarsi. Inciampò in un arbusto di rose, rose, sempre dannatissime rose sul suo cammino. Non pensò più e ordinò: «Fuoco!». Dall'altra parte gli uomini ebbero la naturale titubanza di non voler eseguire un ordine che avrebbe visto il loro capo incenerirsi in mezzo a quella radura, ma Calega indietreggiava sempre di più verso il precipizio e ripeté: «Fuoco! È un ordine!». Poi i soldati lo videro girarsi più volte su se stesso come trascinato in una danza selvaggia. Così, in balia del vento, cadde nel vuoto. L'operazione fu portata a termine e nessuno riuscì in seguito a ritrovare tracce dell'uomo che era stato tanto temuto e odiato. Rayomi dormiva un sonno profondo dopo tanti giorni e notti piene d'ansia per la sua sorte e quella dell'amica. Finalmente poteva riposare e nel suo sonno ricco di sogni ritrovò luoghi e persone care. Sognava di danzare nel salone della sua scuola per poi vedersi su un prato verde in compagnia di Newcam. Vedeva il mare dall'alto della terrazza di casa sua per poi ritrovarsi a parlare con Glari in mezzo ad un grande prato verde. Riconosceva volti di casa de Morais e ne incontrava altri che non conosceva. Quando Rayomi sognò Saiani, lo vide più giovane, che le sorrideva agitando qualcosa che teneva nella mano. Poi qualcosa fece rumore, anzi, era un suono, un pianto, il pianto di un bimbo, sì, forse quello di Newcam, ma si guardò attorno e vide il bambino che correva ridendo. Il pianto continuava e qualcuno chiamava il suo nome. «Rayomi, Rayomi, svegliati! E quanto vuoi dormire ancora?» La donna spalancò gli occhi e vide il viso di Gorad.
«Gorath!» esclamò. «Ma da quanto sei qui?» L'uomo si drizzò e disse: «È da questa mattina, e tu hai dormito una notte e un giorno intero. È quasi sera!» Rayomi si alzò e andò alla finestra come per rendersi conto meglio di ciò che aveva detto Gorath. «Sono così stanca, Gorath, che dormirei ancora!» E finalmente realizzò che Gorath era lì davanti a lei dopo tanto tempo. «Ma dimmi, Gorath, se tu sei qui, vuole dire qualcosa? Nel bene o nel male?» Rayomi lo guardava e non riusciva a decifrare l'espressione dell'uomo che era così cambiato in quei lunghi 9 mesi. Gorath si avvicinò e le disse: «Giudica tu stessa!» La afferrò per mano e l'accompagnò alla porta della stanza di Aclisea. Socchiuse l'uscio e lasciò che Rayomi vedesse con i suoi occhi. Seduto sul letto dell'amica c'era Yurin. Rayomi non riusciva a sentire le loro parole, ma le bastò guardare l'espressione di Aclisea per immaginare il loro dialogo. Il pianto di Coel riempiva tutta la stanza. Rayomi avrebbe voluto urlare la sua sorpresa, la sua gioia, ma richiuse senza fare il minimo rumore e corse lontano da lì. Fuori in mezzo all'accampamento, mentre correva, sentì qualcuno che esultava per qualcosa, ma ancora non capì. Priva di forze si lasciò cadere a terra e poco dopo sentì che qualcuno la tirava su. Era Gorath che, guardandola in quei suoi occhi verdi, le disse: «Sì, abbiamo vinto! Siamo liberi!» Rayomi lo fissò per assicurarsi di avere capito bene e poi incontenibile arrivò il pianto. La ragazza si abbandonò completamente nel grande e rassicurante abbraccio di Gorath e capì finalmente che aveva finito di scappare e soprattutto che non voleva più fuggire da ciò che aveva da tempo scritto nel cuore. Dopo il difficile rito consumato nella grotta, molti si addormentarono. Glari non riusciva a prendere sonno e andò fuori per respirare l'aria fresca e per restare sola con se stessa. Il vento terribile che si era abbattuto sull'isola in quelle ultime ore si era placato e Glari sedette su un grosso masso e respirò quell'aria pungente. Era molto buio e la giovane alzò lo sguardo verso il cielo. Poi, come per ubbidire ad un richiamo, si girò e guardò oltre la cima degli alberi e così la vide. Piccola, unica, splendente, una stella nel buio totale del cielo. Allora da un angolo della sua memoria riaffiorò qualcosa che aveva letto. Il sole ci visiterà spuntando dall'alto per illuminare quei che giacciono nelle tenebre e nell'ombra di morte, per guidare i nostri passi in una via di pace. Glari chiuse gli occhi e riuscì a sentire le vibrazioni di una melodia. Arrivavano da un punto lontanissimo dell'universo e la donna pensò che il maestro di musica aveva ragione. Era facile sentirle. Bastava solo porsi in ascolto. E così Glari sentì il canto e una nuova vita che iniziava.